Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi preparerò degli spaghetti di zucchine, una ricetta semplice e veloce, buonissima. Per prima cosa, pulite 3 zucchine e poi tagliate la julienne. Dopodiché, versate un pizzico di sale in modo che rilascerà l'acqua. Quando le zucchine avranno rilasciato i liquidi, scolatele e poi passate la cottura. In una padella antiaderente versate un filo d'olio, unite 2 spicchi d'aglio e 5-6 alici e lasciate insaporire per 5 minuti. Dopodiché unite 2 pomodori tagliati a dadini e privi di semi. Rosolate per 5 minuti e poi aggiungete 15 foglie di basilico tagliato a striscioline. Lasciate insaporire per un paio di minuti e poi aggiungete le zucchine. Saltatele in padella mescolando delicatamente senza romperle per 2-3 minuti e poi aggiungete 160 g di tonno. Mescolate e lasciate insaporire ancora per un paio di minuti e poi servite. Potete anche lasciare raffreddare e gustarvi questa prelibatezza anche fredda. Provate questa ricetta e ditemi cosa ne pensate. Se vi piace, mettete un like. Condividete i miei video, mi raccomando. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian!